Allarga, allarga. Un bel segreto che abbiamo stoppato. Voglio, non visco, ho metto in bocca soltanto. Cioè, buon prima, vai. Ci vuole molto a casa. Capito? Uno già l'hanno pescato, Paola, vedi? Questo va a nome a numero. Sì, la gara è la gara fiscale. Papà, me la avvicini la pistacchio? Ti posso fagli vedere il team. Ti ripeto, perché oggi l'ho messa in attività oggi, come animatore turistico. Armatore. Puoi essere animatore turistico. Armatore. Di pietà, ad un signor, l'amore in arte.
casa. La morina ruba la gira e vola, se ne va. Chi tu d'ambali, tu santo tu, tanto lo che. A forza del ghete, c'è la forza del ghete. Chi tu d'ambali, tu santo tu, tanto lo che. A forza del ghete, c'è lì con l'ombra, sa di te. A tignu si, tignu si, tignu fa. La morina ruba la gira e vola, se ne va. Grazie Presidente. Ora ascoltiamo, è un po' raffreddato il Presidente della cooperativa fra pescatori, per ora ci darà lo stesso il suo saluto. Ripeto, abbiamo pescato tantissimi bambini, tantissime famiglie, una bellissima manifestazione grazie a voi. Il Presidente ci ha annunciato che ci sono 50 bambini. Non riesco a capire se con la crisi della pesca è un segnale positivo. È migliore così, la crisi finisce, i bambini pescano di più e i genitori soffrono bene. Comunque per quest'anno andrò bene, l'anno prossimo faremo di nuovo. Speriamo che vengano i bambini con noi. Ciao a tutti e ringrazio a tutti. Ma Antonio, cosa ne pensi che interrompiamo qualche volta? Volentieri, sono stati protagonisti, la parola loro. Questa mattina raccontate un po'. Come ti chiami? Con chi sei venuto questa mattina? Al mondo. Ti sei divertito? Tu invece come ti chiami? Ti sei divertito questa mattina? Chi ti venuto? Papà. Tu invece? Con mamma e papà. Ti sei divertito? Sì. Due. Sì. Sì. Stai insieme, stai insieme. È il tuo piccolo questa mattina, vero? Quante? Tre anni. Tre anni. Con chi ti vengono questa mattina? Siamo pronti per prendere decisioni? Sì, sì, siamo prontissimi, credo, per prendere. Ora cominciate a fare la vostra selezione. Io nel frattempo ne approfitto a fare un saluto al presidente Proloco che ha organizzato tutta la manifestazione, quindi siamo qua tutti suoi occhi. Grazie Pier Antonio. Innanzitutto volevo ringraziare sentitamente Pier Antonio Munno che ha coordinato tutta la kermesse in modo ineccepibile. E GAC, sempre vicino alle risorse del mare, al mondo della pesca, senz'altro sarà fedele compagno d'avventura in questa nuova Proloco. Allora, signori, però cortesemente ci sarei a proporre un super applauso per questi piccoli bambini che sicuramente si sono predisposti al meglio per rendere pescosa e giocosa allo stesso tempo questa splendida mattinata. Ci tenevamo in modo particolare a rendere protagonisti anche di tutto questo carcellone, anche perché è il ricambio generazionale che garantisce la nostra continuità anche nel mondo della pesca. E chi mai, per una serie di motivi molto validi, un giorno magari questi bambini potranno affermarsi davvero in questo splendido mondo che ci accompagna da secoli ormai nella nostra tradizione marinaresca. Un'occasione in più per ringraziarvi, adesso premeremo sicuramente i bambini e rilancio la palla al big boss Pier Antonio Munno. Solo per qualche secondo, visto che hai citato il GAC, l'ho già detto domenica scorsa, il GAC è rappresentata qui dal presidente Pier Antonio Munno, ma il GAC a Monopoli è rappresentata da Giancarlo Sardano e da Vito Di Bello. Salutiamo Giancarlo Sardano che non può essere qui per un impedimento personale e cedo la parola a Vito Di Bello per un suo saluto proprio anche a nome del GAC, oltre al suo ruolo particolare che riveste nel mondo della pesca. Buongiorno a tutti, volevo solo dire una cosa. Nonostante le restrizioni sulla pesca della comunità europea, oggi abbiamo il piacere, senza restrizioni, con i bambini di fare una bella manifestazione, una bella pesca alla faccia della comunità europea. Viva i pescatori, una buona domenica a tutti. Sì.
Allora, io ringrazio soprattutto questi bambini e i genitori e i nonni che veramente qui vedo molti. Allora, devo ringraziare soprattutto l'amministrazione comunale, l'assessore e il vice sindaco, che prego qui di accomodarsi, Giuseppe Campanelli. Poi devo ringraziare anche a Francesco, il presidente della Proloco, al GAC Pier Antonio, il presidente del GAC. Devo ringraziare anche alle due cooperative Tra Pescatori e Madonna della Maria, e con Tipo Damasco e Guido Di Bello, anche Giuseppe, tutti quanti. E devo ringraziare soprattutto qua la nostra responsabile dell'ufficio stampa, Paola Calabretto, che pure ha curato anche lei per la riuscitissima di questa giornata. Quindi grazie Paolo, grazie. La possibilità che mi avete dato quest'oggi. No, è dovuto a Paola, perché vedo che tu nell'ambito dell'anima sei molto impegnata. Quindi ringrazio a te, ringrazio a tutti, ringrazio l'anima, l'associazione che è stata volenterosa per la riuscita di questa manifestazione. Ora passo la parola a Paola. Intanto inviterei il vice sindaco Giuseppe Campanelli a intervenire. Per quanto sia importante le risorse del mare, soprattutto i nostri pescatori che rappresentano l'identità più bella e più esclusiva di questo centro storico. E i nuovi ringraziamenti a tutti coloro che sono adoperati, anche a te Paolo. Stavolta voglio ringraziare te per la tua passione che ci metti in ogni manifestazione. E ti auguro solo una cosa, che questa esperienza serva per il futuro a rimanere insieme e a costruire ancora di più questo percorso intorno al mare, insieme al GAC, insieme ai pescatori, insieme alla nuova Proloco e insieme a tutti i nostri concittadini che hanno condiviso questo evento. Grazie. Siamo pronti per premiare i vincitori di questa seconda giornata pesca con il piccolo Marinai. Cristian, qui! Stiamo premiando il terzo e il primo. Il terzo. Un applauso a questi bambini che sono stati protagonisti e in questo momento anche i vincitori. È una bella camera pesca con bollino. Ringrazia Rocco per perfezionare poi le tecniche di pesca. Infine il presidente Martino Fogliano, a nome dell'anno del gruppo di Monopoli, pregna la pera. Questo lo farei premiare al vice sindaco e più al presidente della Proloco. Sergio, guarda papà, Sergio! Oggi da te! Sergio! Vergogno! Bravissimo! 5 da scatola! Non dire tanto che congedarsi e quindi rimandarvi bene. Ringrazio tutti voi per essere stati così numerosi, ringrazio nuovamente la Proloco per la liquidità di Monopoli, ringrazio Valle dei Filippi, le cooperative della pesca tra pescatori e Madonna della Maria, Rocco. Alla prossima. Grazie.
No, no,